sindaco di Rozzo, Alto Pellizzari. Buonasera a tutti. Mi ero scritto un discorso ma non riesco a leggerlo per due motivi. Uno, perché sia il nostro vescovo che il nostro governatore hanno già detto quello che volevo dire io. Hanno ringraziato i volontari e hanno centrato il senso di questa donazione, l'hanno già spiegata loro. L'altro perché da lì davanti, guardando questi palazzi illuminati, mi è venuta veramente un'emozione molto forte, molto più di quella che pensavo in questi due anni di percorso. La nostra donazione è iniziata 10 anni fa con una richiesta, grazie ai miei predecessori, del Consorzio degli Usi Civici, che per chi non lo sa, diciamo, è un ente che gestisce il patrimonio boschivo del mio comune e delle frazioni di Valdastico e Pedescala. Quindi è un ente che si adopera, che si dà molto da fare per quello che è proprio il frutto del bosco. E noi viviamo di bosco, come qui a Roma, ci sono tanti romani stasera, voi vivete probabilmente anche molto della ricchezza dei vostri palazzi, dei vostri monumenti, voi li amate tantissimo, sono il vostro sostegno, anche economico naturalmente. Per noi è uguale il bosco per noi è veramente la vita. E spostare un albero così è stato un progetto grandissimo, grandioso per una piccola comunità come la nostra. Siamo veramente messi assieme, siamo meno di 2000 abitanti, quindi è stato uno sforzo importante in mare. Devo ringraziare l'esercito italiano, i rappresentanti sono anche qui, non c'è il generale Sperotto che ci ha aiutato in questa operazione importante. Per loro è stata anche un'esercitazione, ma per loro si sono messi a disposizione della piccola comunità per fare un trasporto molto particolare, perché sapete che a 1500 metri ci sono strade strette e portare un albero da 25 metri con un camion fino a Roma non era facile, lo dovevamo portare vicino all'autostrada, quindi l'abbiamo inganciato con delle corde, delle funi, e questo grande elicottero l'ha alzato e ce l'ha portato a valle. Ecco, sottolineo questo momento perché in quell'istante lì ho avuto il cuore veramente con la gioia piena di tutti i miei paesani, i volontari, tutti quelli che hanno lavorato, che ringrazio, non faccio distinzioni, sono veramente tanti, e tante aziende che hanno collaborato gratuitamente, ma l'abbiamo visto volare, l'abbiamo visto alzarci, e questo è stato un momento bellissimo secondo me per i nostri emigranti. Dal Brasile, dal Sud America, dal Nord America, da tutta l'Europa, dall'Australia. Abbiamo iniziato a ricevere subito sui social network, come mai si fa adesso, i complimenti e le emozioni che hanno vissuto. Perché il loro bosco ha dato un altro loro fratello, un frutto, e l'ha portato nella piazza più importante per noi. Quindi non mi resta che augurare una buona serata a tutti e ci goderemo adesso l'accensione e il resto della cerimonia. Grazie a tutti. Prego il sindaco di raggiungere in postazione, mentre Loris e Lorenzo si possono avvicinare al bottone per accendere l'albero di Natale. Sindaco, sarà lei a dare l'ordine ai bambini per accendere l'albero di Natale che voi avete offerto per il Natale 2019. Prego. Bene, siamo pronti, quindi 3, 2, 1. E l'accensione è accompagnata da un brano che ci farà ascoltare la banda della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano. Il titolo è Cegli in festa.